Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi ho promesso nel video precedente un mio video su un approfondimento sulle moto elettriche che stanno producendo le grandi case di moto, però quel video ve lo rimando perché sono uscite qualche giorno fa, un paio di giorni fa, delle informazioni molto interessanti, o meglio delle foto spia molto interessanti riguardanti un nuovo modello della gamma Ducati, e quindi ho dato un po' precedenza a questo video. Poi quello sulle moto elettriche arriverà settimana prossima, ve l'ho già detto, molto interessante perché sono un po' le moto che vedremo sicuramente arrivare in futuro. Detto questo, partiamo appunto con la prima news del giorno, ovvero con queste foto spia di una probabile nuova Ducati Panigale 959, quindi una nuova versione della Panigale 959 che sta venendo collaudata in questi giorni, perché le foto sono molto recenti. E quindi è probabile che vedremo questa moto a breve sul mercato. Ovviamente di questo modello non sappiamo niente, non si sapeva proprio neanche che esistesse la moto prima di queste foto. Come vedete, il design è quello simile alla Panigale V4. Ovviamente la moto è camuffata, non sarà poi così realmente la grafica. Quello che si può immaginare comunque è che avrà un redesign dello scarico, quindi dovrebbe essere ridisegnato rispetto all'attuale modello della Panigale 959, dovrebbe portare con sé una nuova strumentazione e poi dovrebbe avere anche un'aerodinamica migliore. Questo è un po' dei rumors che sono emersi un paio di mesi fa circa un nuovo progetto di una Panigale, e poi dovrebbe avere appunto un'elettronica più avanzata, mutuata un po' da quello che è la Panigale V4 attuale. Quello che comunque si può immaginare è che non monterà il motore V4 nuovo montato appunto sulla Panigale V4, ma dovrebbe montare sempre un Super Quadro. Questo perché qualche mese fa, in un'intervista, Claudio Domenicali aveva detto che comunque i costi di produzione di una moto con motore V4 erano molto elevati e che quindi sicuramente quel tipo di motore sarebbe arrivato solo su moto molto costose e di grossa cilindrata. Quindi è lecito aspettarsi che questa nuova versione del 959 monterà comunque un motore Super Quadro e non il nuovo motore V4. Comunque, al di là di questo, la moto quasi sicuramente si potrà vedere all'ECMA 2019, quindi non ci resta un po' che aspettare. La moto sicuramente molto interessante perché è potentissima, un 959, anche il modello attuale, è una Ducati sempre molto bella, e quindi appunto la vedremo quasi sicuramente all'ECMA di quest'anno. Poi, seconda notizia, questa un po' più rivolta ai caschi, agli accessori delle moto, perché HJC, che è uno dei marchi più famosi al mondo nella produzione di caschi, ha presentato poche ore fa due nuovi modelli, uno medio di gamma, l'altro un medio basso di gamma, dedicato un po' all'universo DC Comics, quindi sono caschi un po' dedicati ai fan della DC Comics, quindi ai supereroi. E abbiamo quello replica Batman, che è più costoso, va a costare attorno ai 599 euro, appunto lo vedete qua, grafica molto carina, scura, grigia, che è col logo di Batman, ricorda un po' appunto un pipistrello. E poi abbiamo la versione meno costosa, più da turismo, con dovrei montare questa un parasole integrato dentro il casco. Dovrebbe costare 299 euro, quindi è questo qua medio basso di gamma, un po' come per l'HJC Spider-Man uscito un annetto fa, mi sembra. Comunque in questa qua, bella la grafica rossa, ricorda un po' Flash. E quindi queste qua sono due belle novità. Alla fine HJC è uno dei marchi più conosciuti nel mondo delle moto, perché è famosissimo per il Venom, che è un casco veramente stupendo, uno dei caschi più belli mai prodotti. Vi lascio qua una foto. E qualche giorno fa è uscita anche la seconda versione del Venom, ovvero il Venom 2, anche qua vi lascio una foto, ma secondo me l'uno era ancora più bello. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, non mancherò sicuramente di portarvi aggiornamenti in futuro sulla nuova Panigale 959, perché è una moto che mi interessa molto, soprattutto con questo design nuovo ispirato alla Panigale V4. Prima di lasciarvi, comunque, sono andato a provare ieri, come avevo promesso, la Harley Davidson. Domenica vi metterò il video, però in questa prova che ho fatto qualcosa è andato storto. La moto aveva un problema, non vi dico quale perché lo vedrete poi nel video, ma durante la prova me la sono vista molto brutta,
tant'è che ho avuto anche abbastanza paura, e comunque sono uno che prova tante moto, e per spaventarmi ce ne vuole. Comunque, ragazzi, appunto, ho rischiato grosso in quella prova dell'Harley Davidson, sembra quasi una uscendo nel destino, prima volta che provo un Harley, prima volta che rischio di ammazzarmi di fatto. E quindi quel video lo vedrete domenica a mezzogiorno sul canale YouTube. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate il solito mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube, quello Instagram, il DNA del Biker Ufficiale, che ha raggiunto i 41.000 follower, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao! Saga!